The second day. Ah! Dove cacchio sono? E adesso dove mi trovo? Spero che funzioni. Ehi! Ah! Mi hai spaventato! Non fare la bambina. Sei odiosa. Ma poverina! Qualcosa non va. Dove siamo? Non è forse il sottopassaggio della stazione? Sento anche i treni. Sì, sono treni. Che strano. Come siamo finiti qui? Ecco la missione. Libera la scultura maledetta. Hai 60 minuti, se fallisci sarai cancellato, i demoni. Ai! Ecco il timer. Riecco il timer, appunto. A cosa serve? Per la missione. Davvero non lo sai? Se non completiamo la missione prima dello scadere del tempo, saremo entrambi cancellati. Mi sembra assurdo. Ma forse non più di tanto. Ho visto sparire le persone alla stazione. E ho incontrato un demone. Mi meraviglio anche di pensare certe cose. Ma so quello che ho sentito. Aspetta. Perché la data sul mio telefono è cambiata? Deve essere passato un giorno. Cosa? Forse ci siamo addormentati dopo la missione. Ma va bene lo stesso, dobbiamo concentrarci su oggi. Ma sei fuori di testa? No che non va bene. Eravamo in mezzo alla strada. In pieno giorno. Perché dovremmo aver dormito? Allora, la scultura maledetta. Che si tratti della statua da Chico. Forse abbiamo perso conoscenza. E poi ci siamo svegliati qui. Non ricordo nient'altro. Ma cosa sarà mai la maledizione? Neku? Qualcuno ci ha portato qui, oppure... Andiamo, Neku, stai attento. Ogni volta che sta così sulla... con le mani qua, sembra che si sta tenendo la pancia come se fosse incinta, piccolina lei. Ehi, adesso mi ignori. Se non collaboriamo, non supereremo mai la missione. Non fare così. Cosa ho fatto di sbagliato? Ok, non serve a niente stare qui. Andiamo a cercare a Chico. Va bene, alla fine ha deciso lei. Ma io non mi ricordo. Non mi ricordo se nel gioco il timer funziona veramente. Se queste 5:26 alla fine funzioneranno sul serio. Dove ho già visto questo ragazzo? Neku, a Chico da questa parte. Andiamo. Ah, vacci tu. Oh, poverina. Trattala bene sta povera ragazza. Va bene, muoviamoci allora. Ai! Cosa? Un'altra barriera? Allora siamo intrappolati qui. No, non finiremo più la missione. Non fa altro che lagnarsi. Perché no? Perché questa strada va verso Chico. Quindi dobbiamo passare. Abbiamo passato la barriera ieri. Che ci sia una qualche regola. Cosa facciamo? Non star lì senza far niente. Pensa a una soluzione. Sto pensando, ma se tu solo per un minuto chiudessi quella... Neku, cosa c'è? C'è lui. Quel tizio vestito di rosso, l'ho già visto prima. Neku, cosa stai guardando? Quel tipo, lo conosci? Ricordo, era all'incrocio pedonale ieri, di fianco alla barriera. Chi sarà mai? Proverò a leggere i suoi pensieri. Adesso ti leggo i pensieri. Aspetta. Ups, non pensa niente, mi dispiace. Cosa c'è? Non riesco a leggere i suoi pensieri. Cosa? Non ci riesci? Ieri non avevo problemi con i pensieri delle persone. Che siano cambiate le regole. O forse la spilla si è rotta. Saremo in grado di finire la missione senza questa abilità. E se lui fosse un problema? Forse è speciale. Neku! Che c'è? Quel tipo si sta avvicinando. Ehi, scansionate e cancellate tutti i rumori di quest'area. Eh? Di che stai parlando? Sono queste le condizioni per proseguire? Non vedo nessun rumore. Il mondo non è più di quanto tu possa vedere. Che cacchio vuol dire? Se n'è andato. Che tipo inquietante. Non so chi sia esattamente,
ma di certo fa parte del gioco. Il che vuol dire una sola cosa. Forse quelli come lui non possono essere scansionati. Beh, il mondo è più di quanto tu possa vedere. Quindi per trovare i rumori... Ehi, sbarazziamoci dei rumori. Come? Non ce ne sono qui. Sì, sono qui. Dobbiamo usare lo scan. Sei sicuro? Va bene, proviamoci. Ma prima... volevo chiederti... non dovresti provare altre spille? Ne hai altre, vero? Spille? Già, dovrebbero averte date un mucchio. Ah, eccole. Hai ragione, erano in tasca. Perché non le proviamo? Come? Ricordi la spilla di fuoco di ieri? Sì, questa. Beh, non riuscivo ad usarla. Forse... capisco, non tutte le spille funzionano con tutti. Devo provare tutte e vedere. Che scocciatura. Ok, vediamo cosa riesco a fare. Allora, come apro il menu delle spille io? Ah, giusto, forse devo prima trovare i nemici e me le dà automaticamente le spille? Ah, ok, me l'ha messa lui automaticamente. Le due spille che indossa Neku si attivano con il tocco. Tocca un nemico per colpire con una saetta. Oppure tocca la parte vuota dello schermo per sparare un proiettile. Ok, però ecco, questa è una cosa che non capisco adesso sulla versione della Switch. Mi avete detto che se tocco il nemico, Shiki combatte. Ma in questo caso io se tocco il nemico, mando la saetta. Le due cose coincidono? Non lo so, scopriamolo. Ah, perché adesso non c'è Shiki. Aspetta. Allora, credo di aver capito il mio setup per il gioco. Con la B mi sposto e con il trigger della R. Sai cosa? È molto lento il fulmine. Il trigger della R uso le abilità. Così, non è difficile, non c'è nulla di strano. Tocca il nemico per colpirlo con la setta, ok? Tocca lo spazio vuoto per sparare un proiettile, ok? Per toccare tocca velocemente lo schermo e rilascia. Sì, ok. Quindi adesso dobbiamo combattere gli altri rumori, combattiamo questo qua. I fendenti attivano certi psico. Tieni premuto il pulsante psico e traccia velocemente la linea puntatore sul nemico per sferrare un fendente. Ok, va bene. Quindi adesso il corpo a corpo. Lo sto facendo. Ah, ok, in questo modo. Avevo capito, tieni premuto e muovilo. Va bene, quindi è un tocco e fai. Perfetto. È proprio zac zac la spadata, va bene. Infine ci rimane ancora un nemico da fare. Ok, quello che interagisce con gli oggetti. Questo è quello che non useremo proprio mai, perché mi fa veramente cagare come oggetto. Ecco fatto. Questo qua non mi piace. Questo qui della manina è veramente fastidioso. Avevi ragione. Serve lo scan per vedere i rumori. Questo dovrebbe bastare. Obiettivo raggiunto. Ma la barriera è ancora... non c'è più. Perché? Perché abbiamo eliminato i rumori. Quindi questo è il trucco per attraversare le barriere. Ma che strano. Cosa è strano? Avevo sentito che i rumori potevano essere sconfitti solo in coppia, ma li ho battuti da sola. Anch'io. Allora, come abbiamo fatto? Avete fatto un patto. Ma io vorrei vedere chi è che parla, eh? Ecco, questo è l'unico motivo per cui potete danneggiare i rumori. Senza l'altro, ognuno di voi sarebbe perduto. Grazie. Aspetta, ma chi diavolo è quel tipo? Sa troppe cose, deve essere uno di loro. Beh, comunque, sei stato grande. Cosa? Sei riuscito a usare tutte le spille. E allora? Devi essere una specie di psicogenio. Ma smettila. Usare un paio di spille non fa di nessuno un genio. Non essere ingenua. Il vero problema è... da dove vengono? Eh?
Neku, hai due spille giocatore. E allora? Beh, perché due? Te ne serve solo una. Come faccio a saperlo? Perché le ho? Mi servono per gli psico, per potermi difendere dai rumori. Ma dove le ho prese? Due è meglio di una. Quindi c'è, non prendertela. Sei tu ad avermi detto che me ne serve solo una. Pensa quanto sono fortunata. Il mio partner è un psicotalento. Un genio, Neku, sei un genio. Non ce la farei mai senza di te. Invece di lusingarmi, potresti provare a essere un po' più sincera. Neku, mi stai ascoltando? Smettila, sto cercando di essere gentile. Ti ascolto. Beh, come faccio a capirlo se te ne stai lì così? Dovresti levarti quelle cuffie. È da maleducati. Vuoi chiudere quella bocca? Ti ho appena incontrata, non mi piaci. E non mi importa un accidente che pensi che io sia maleducato. Non c'è bisogno di urlare. Poverina. E adesso che faccio? Ora si è messa a giocare col telefono. Basta. Ehi, aspetta. Madonna mia, come la tratti di merda sta povera ragazza. Non te la meriti una persona così. Tu che pensi? Senza speranza? Lo so, c'hai ragione. Ma io come entro nel menu delle spille? Giusto per saperlo. E questi? Neku, ferma, aspettami. Ma dove stai andando? Sono la tua partner. Beccati. Eh? Cosa? Chi è? Ieri ci avete fregato, ma oggi vi distruggerò, io. Ah, che? Deve averci preso per qualcun altro. Neku, conosci questo tipo? Non offendermi. Vuoi un indizio? Chiedetelo ai vostri amici. Amici? Che cosa stai dicendo? Stai zitto, io, non mi freghi. Ah, era Neku, non lei. Non mi freghi, non posso scansionarvi, dovete essere dei loro. Sono furbo io. Aspetta, non... Beat, smettila. Non sono dei demoni, sono dei giocatori, proprio come noi. Cosa? Vedi, c'hanno la spilla. Porca troia, era ovvio. Tra giocatori non ci si può scansionare, ti ricordi? Non puoi farlo neanche a me. Ah. Oh, sono intelligente io. Io, scusate per le conclusioni affrettate. Non preoccuparti, ci ha fatto solo prendere un colpo. Ieri una tipa con i capelli rosa ci ha messo all'angolo. Prima che arrivassimo al 104. Poi Testa Rossa ci ha lanciato addosso un botto di rumori. Ci ha ridotto male, io. Quindi la stavate aspettando qui per vendicarvi? Sì. Ehi, aspetta. Dovremmo presentarci. Io sono Beat e questa è... la mia partner, Rhyme. Ciao. Ciao, io sono Shiki. Quello lì è Neku. È il mio partner. Ah. Perché le cuffie? È ancora arrabbiato? No, è fatto così, non prendetevela. Ehi, ci sono! Vi darò una bella dritta per scusarci. Sapete già come si usa il telefono? Oh, finalmente il cellulare, esatto. Beh, non riceviamo chiamate. Anche i messaggi non funzionano. Ci controlliamo solo le mail delle missioni. Perché? Serve a qualcos'altro? Noi smanettandoci abbiamo scoperto alcune cose. Cosa? Vuol dire che non li state usando? Mi faranno neri dietro all'angolo, io! Temo di sì. Va bene, se avete domande chiedete. Uniamo le teste, mi capisci? Come si usa il telefono? Quindi il telefono... Sì, puoi usarlo per scegliere le spille. Scegliere? Come? Beh, ecco, tieni una lattina. Perché non prendi questa spilla? Così puoi provarla. Possiamo tenerla. Certo, ne abbiamo altre. Wow, grazie. La ragazza dei capelli rosa. Chi è la ragazza dei capelli rosa? Eh? Quella strega? Ci ha attaccati all'incrocio pedonale. Quelle ali nere, sarà un demone. Già, non potevamo scansionarla. Quindi non funziona sui demoni. O sugli altri giocatori, pare. Credo che l'abbiamo capito a nostre spese. Ah, scusateci. Allora, lei è un demone. Vuol dire che è lei che dà le missioni. E chi lo sa? Io, ora che ci penso, la missione di oggi non ha senso. Già, a proposito... La missione di oggi. Cosa ne pensate della missione? La scultura maledetta o quel che è? Deve riferirsi ad Achiko. Sì, era quello che pensavo anch'io. Ma in che consiste la maledizione? Proprio non lo so. Credo che dovremmo iniziare ad andare da quella parte. Non si può, c'è una barriera, io. Un'altra?
Ma com'è possibile? Continuiamo ad incontrare queste barriere invisibili. Siamo intrappolati o qualcosa del genere. Ho provato a romperle, ma non riesco. Ma alcune si possono oltrepassare, eh? Ci sono tizi in rosso vicino alle barriere che possiamo attraversare. Il gioco dei demoni? Sapete qualcosa sul gioco dei demoni? Solo che devi sopravvivere per 7 giorni. E c'è una nuova missione ogni giorno. Le mandano i demoni? Per forza, è il loro gioco, no? E se falliamo, ci cancellano. Forse no. Eh? Davvero? Bit e io non siamo mai arrivati al centro 4. Ma eccoci qui. Quindi... Non dobbiamo giocare, bello! È troppo presto per dirlo. Le missioni vanno completate. Non mi va di scoprire cosa succede se il timer raggiunge lo 0. E tu? Fortunatamente il nostro è sparito ieri prima della fine. Ah, il nostro è sparito quando siamo arrivati al 104. Ehi, credi che il fatto che abbiate completato la missione abbia completato anche quella mia di Bit? Non ho altre domande. Grazie per tutte le informazioni, soprattutto quelle sul telefono. Saranno di grande aiuto. Bene, siamo sempre felici di essere d'aiuto. Ora mi sento pronta a tutto. Sì, beh, non dirlo neanche. Rhyme pensa che le cose comincino a farsi difficili. Io, dovremmo andare avanti tutti insieme. Dicono che 2 teste pensino meglio di una. E 4 dovrebbe essere meglio di 2. Ottima idea, io ci sto. Così sarà più divertente, vero Neku? Fai quel che vuoi e io sto da solo. Cosa? Neku, non puoi dire sul serio. Lascia perdere. Non reggo le tue lagne per un minuto di più. Non ho bisogno di un paio di sconosciuti per farmi ammazzare. Neku, come puoi parlare così? Chissà, forse sono solo arrabbiato. Noi siamo della tua... Non posso scansionarvi, forse siete giocatori. O forse siete dei demoni, non posso saperlo. Ma le spille del gioco non è sufficiente. Yo, cuffiette, qual è il tuo problema? Noi ti aiutiamo e tu ci tratti in quel modo. Non prendertela, Bit. Capisco la posizione di Neku. Avrei dovuto tenere la bocca chiusa. Oh, Rhyme. Pezzo di schifo. Vai al diavolo, non vogliamo il tuo aiuto. Andiamo via, Rhyme. Aspettate, no, ci dispiace. Sono andati via. Bravo, Neku. Dobbiamo stare tutti uniti e lo sai. E allora? Perché non vai con loro? Ma ascolta quello che dici. Siamo partner, Neku. Ma non ti capisco. Dimmi che cosa stai pensando. Puoi vedere da te, puoi scansionarmi. Sai che è impossibile. Inoltre siamo qua, basterebbe parlare e dire cosa. Io non mi aprirò con nessuno, mai. Le altre persone mi ostacolano. Posso fare le cose a modo mio. Neku! Dimmi cosa dovrei fare. Tocca la spilla per ripristinare i punti ferita. Tocca l'icona del telefono per aprire il menu. Oh, finalmente. Oh, qui abbiamo la mappa. La nostra missione è qui. Qui abbiamo le imprese, vediamo. Maestria spille, 2 tipi. Allora, io per comodità ora userei il proiettile e il fuoco.